runway, style, fame. She likes fashion. Di fatto la partita sostanzialmente è terminata dopo la prima sospensione, perché purtroppo c'è stato un evento drammatico nella gradinata, nel settore distinti del Curi. No, ci sono pochi commenti da fare, una cosa che veramente dispiace tantissimo, che una persona che viene a vedere una partita di calcio poi non riesca mai più a tornare a casa. Adesso non so i motivi, sia stato un attacco cardiaco oppure qualcos'altro, però credo che veramente questa è una cosa molto triste, che ci farà tristare un po' tutti quanti, e quindi è una cosa che dispiace molto. Però credo che i ragazzi in campo abbiano preso una decisione che abbiano apprezzato un po' tutte quante, anche le tifoserie sono comportate alla grandissima, quindi sono stati molto bravi in questo. Lei come ha vissuto questi ultimi minuti di partita? L'ho vissuto come l'hanno vissuto un po' tutti quanti. Quando abbiamo capito quello che era successo, chiaramente rimani un po' lì allibito della situazione. Quindi, ripeto, è una situazione veramente brutta da vivere, perché non sai come reagire. E anche noi in campo non sapevamo come fare, né io né Christian né i ragazzi. Però poi, ripeto, per la decisione che hanno preso loro, i due capitani insieme a tutti quanti i giocatori, credo che sia stata la cosa giusta da fare. Perché fino a quel momento lì avevamo onorato il derby sul campo, tutte e due le squadre che hanno veramente fatto una gran partita a livello proprio di cuore. C'era anche la volontà di sospendere la partita a un certo punto? No, non potevano sospenderla. I 45 minuti regolari si devono fare comunque per forza, quindi sospenderla non si potevano sospendere, quindi abbiamo dovuto fare quel tipo lì di melina lì apposita per portare la partita al 45esimo. Finito nel peggiore dei modi, in maniera drammatica, e nessuno al mondo avrebbe potuto ovviamente immaginare un epilogo del genere, un derby che per 80 minuti era stato anche bello, vibrante, ben giocato, il peggiore degli epiloghi per un derby tra i più belli degli ultimi anni. Sì, assolutamente sì, è una cosa veramente triste, ripeto, è una cosa brutta da ricordare. Volevamo ricordare questo derby appunto per la bella partita che abbiamo visto fino al 41esimo del secondo tempo. E mi dispiace veramente, è una cosa che mi rattristisce molto, quindi non volevo ricordare questo derby così. È una cosa che non mi aspettavo e non volevo assolutamente, però dobbiamo guardare avanti. È una cosa che abbiamo cercato di onorare fin da subito per questa persona che appunto è deceduta. Ci uniamo al dolore dei familiari, insomma, assolutamente.